Bentrovati, benvenuti al TG6 edizione L'Aquila. Parliamo in apertura di Sanitopoli, l'ex governatore d'Abruzzo, Taviano Del Turco. Come sempre, anche oggi era presente in aula. Ai cronisti ha detto: non rilascio interviste proprio per dimostrare il rispetto che ho nei confronti della giustizia. Il servizio è di Daniela Braccani. Non rilascio dichiarazioni alla stampa per dimostrare il mio rispetto nei confronti della giustizia e poi perché non ce la faccio neanche ad alzarmi da questa sedia. Stanco, sono 7 anni che seguo il processo a mio carico senza uno straccio di prova. Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo, ex ministro delle Finanze e presidente della Commissione Antimafia, è seduto nell'atrio della Corte d'Appello dell'Aquila, insieme al figlio, nel giorno della terza udienza del processo sulla Sanitopoli abruzzese, il presunto giro di mazzette e corruzione nel girone della sanità pubblica e privata regionale. Del Turco nel 2008 finì rinchiuso nel carcere di Sulmona per 28 giorni e trascorse altri 2 mesi agli arresti domiciliari, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Udienza interlocutoria quella di oggi. In aula, oltre a Del Turco, anche l'ex assessore alla sanità, Bernardo Mazzocca, e l'assessore regionale all'epoca dei fatti, Vito Dominici. Nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello, in prima istanza, l'arringa difensiva di Gianluca Zelli, ex amministratore delegato della Human Gest ed ex direttore generale del gruppo Villapini. Il legale di Zelli ha chiesto l'assoluzione perché il reato non sussiste. Mi sembra si possa affermare con assoluta tranquillità che Zelli non si interessava assolutamente del settore sanitario. E se, onorevole Presidente, la prima cartolarizzazione non performa riguarda prestazioni fino al 1999 e Zelli prende attività, inizia la sua attività nell'anno 2002. Secondo l'accusa, Zelli, che deve rispondere di riciclaggio, avrebbe occultato una parte dei fondi della cartolarizzazione, 21 milioni di euro, in paesi offshore, gonfiando le sponsorizzazioni a 2 team motociclistici per il Moto Mondiale del 2005 e del 2006. Il difensore di Zelli, l'avvocato Gennaro Lettieri, ha sostanzialmente sostenuto che i soldi utilizzati per le sponsorizzazioni non sono collegati alla prima cartolarizzazione relativa ai crediti della sanità. Ora parliamo delle scuole di Sassa, perché il polo scolastico di Sassa sarà ricostruito all'insegna dell'innovazione. È stato presentato infatti questa mattina a Palazzo Fibbioni, sede del Comune, il percorso per il progetto pilota che restituirà agli alunni del comprensorio una scuola all'avanguardia, soprattutto sicura al 100%. Presentato l'iter del progetto pilota per la ricostruzione del polo scolastico Rodari di Sassa, finanziato con 8 milioni di euro, che comprende un asilo, primaria e media. Saranno le famiglie a decidere come sarà la scuola dei loro figli grazie all'avvio di un percorso partecipativo che vedrà protagoniste le associazioni Viviamo la Q, ActionAid e lo studio dell'architetto Mario Cucinella. Il polo scolastico sarà a misura di alunno e vivibile anche di pomeriggio. A dicembre sarà consegnato il master plan, anche la viabilità dovrà essere adeguata. Il laboratorio di architettura partecipata mira proprio a questa ricostruzione di un polo scolastico per Sassa, un polo scolastico dove andranno all'incirca 400 bambini, comprenderà una materna, una scuola elementare e la scuola secondaria di primo grado. Sarà un progetto partecipato, quindi noi raccoglieremo, stiamo raccogliendo già da adesso, martedì 20, partirà questo laboratorio di partecipazione, raccoglieremo tutte le idee della cittadinanza, dei più grandi, dei genitori e dei bambini. L'assessore Maurizio Capri sottolinea la velocizzazione nella redazione della progettazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. Intanto, da 7 anni molti studenti sono costretti a frequentare ancora le lezioni nei moduli provvisori. Noi pensiamo che entro fine anno dovrà portare appunto alla realizzazione di un master plan e quindi poi di un progetto che dovrà essere condiviso da tutti per la realizzazione della scuola.
Via libera all'aggiudicazione del secondo lotto per i sottoservizi nel centro storico. Il Consiglio di Stato infatti ha dato il disco verde sul ricorso in atto presentato da alcune ditte che non erano state ammesse all'appalto. Lo ha annunciato il presidente della Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto. Entro la prima settimana di novembre aggiudicheremo i lavori del secondo stralcio, ha spiegato, e si partirà sugli ulteriori 4 lotti del centro storico, più via Strinella e viale della Croce Rossa. La GSA, lo ricordiamo, è la stazione appaltante dei lavori per la realizzazione dei nuovi sottoservizi, con un tunnel ispezionale che passerà sotto le principali vie del centro storico, ospitando le reti idrica, elettrica, fognaria, telefonica e anche quella di internet veloce. Il valore del secondo lotto ammonta a circa 42 milioni di euro. Ora parliamo del soccorso in montagna a pagamento che si vorrebbe introdurre. Il soccorso alpino e speleologico abruzzese invita ad una riflessione. L'introduzione, dice infatti, di un ticket sanitario per i soccorsi svolti in montagna va riflettuta a lungo. Il soccorso alpino abruzzese invita piuttosto ad una campagna seria di sensibilizzazione alla sicurezza in montagna. Soccorso in montagna a pagamento? Il soccorso alpino e speleologico chiarisce la propria posizione. Recentemente, si legge in una nota, apprendiamo dagli organi di stampa regionali, sia da parte di amministratori che di esponenti di alcune categorie che non hanno titolarità specifica nel soccorso in montagna, intenzioni riguardanti una ventilata riforma di tale pubblica attività, unitamente ad una riforma dell'elisoccorso, con la necessità di inserire il pagamento di un ticket sanitario per i soccorsi svolti in ambiente. Su questi specifici punti appare però necessario chiarire la posizione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che per il compito da esso prestato di operare a favore della popolazione per il soccorso in montagna viene individuato dalla normativa vigente quale unico interlocutore. Eppure nessuno fino ad ora ha pensato a tale interlocuzione. Su sollecitazione degli operatori, ricorda il soccorso alpino del settore montano, la Regione Abruzzo nel 2015 ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 99 della legge Regione Abruzzo del marzo 2005. Permettendo nello specifico ambito invernale nello sci fuori pista la libera frequentazione della montagna in ogni condizione, ponendo però obbligatoria, si badi bene, la dotazione individuale per l'autosoccorso larva. Se ora però continuano, si sta parlando di una modifica sostanziale del soccorso in montagna e dell'olisoccorso, risulta evidente come non lo si possa fare se non interloquendo con i soli attori che di fatto svolgono tale compito e ne sono incaricati con specifiche leggi dello Stato. In merito alle scelte adottate da altre realtà regionali sull'introduzione di un soccorso a pagamento, il soccorso alpino Abruzzo ritiene che prima di una qualunque decisione sia indispensabile fare un'analisi critica ed attenta delle esigenze specifiche del nostro territorio, basandosi sulla realtà dei numeri di intervento annuali, sulla tipologia dell'intervento, sanitario o non sanitario, sull'uso o meno del mezzo aereo, sulle cause che determinano l'incidente e la conseguente richiesta di soccorso, sul diritto civile ma anche morale di essere soccorsi. Dopo la tragedia in Valle Roveto a Tagliacozzo e Canistro a causa del maltempo, il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio fa ai nostri microfoni il punto della situazione e soprattutto la conta dei danni. Il tavolo tecnico che abbiamo aperto ieri sta ancora lavorando, sta raccogliendo delle segnalazioni. Proprio questa mattina, circa una mezz'oretta fa, è arrivata la relazione del consorzio di bonifica che evidenzia alcuni danni nei canali e danni che sono in qualche modo successi nella zona del Fucino. Naturalmente stiamo aspettando anche altre segnalazioni che arriveranno dai sindaci del bacino del Fucino. Un paese del bacino del Fucino molto che sta soffrendo il comune di Lugo. Mi sono sentito questa mattina con il sindaco di Lugo, Domenico Palma, col quale stiamo in raccordo e dove gli ho naturalmente rinnovato la disponibilità del comune di Avezzano. Mi sono sentito sempre stamattina col comune di Canistro, dove è stato istituito un tavolo tecnico operativo. La Valle Roveto naturalmente è la più disastrata, ci sono problemi sulle strade, ci sono problemi sulle abitazioni, là si sta concentrando maggiormente l'attenzione della regione, del genio civile, della protezione civile regionale e nazionale. Noi qui stiamo facendo da raccordo per poter facilitare le
pratica amministrativa, cioè raccogliamo e le trasmettiamo poi alla regione. Naturalmente deve essere distinta la somma urgenza, per il quale c'è pericolo immediato, dall'urgenza. La somma urgenza verrà sicuramente attenzionata dalla regione, perché sia il presidente D'Alfonso, sia il presidente Di Pangrazio, sia il vicepresidente Lolli hanno manifestato e hanno già dichiarato la loro disponibilità a trovare fondi di bilancio. Un memorial per ricordare la figura del professor Massimo Gallucci. Sarà ricordato attraverso la poesia, la scienza e la musica il professor Massimo Gallucci, scomparso prematuramente nel mese di maggio, noto, stimato professionista aquilano. Sabato 17 ottobre ci sarà infatti il primo memorial a lui dedicato, un medico che amava la musica, faceva parte infatti del gruppo dei Sale Chiodato. Ricordare il professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso a maggio, come uomo e come professionista. È l'obiettivo del primo memorial a lui intitolato, che si terrà sabato 17 ottobre presso l'auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila. Evento organizzato dall'Associazione Culturale Teatro Immagine, dal Laboratorio Dietro le Quinte e dal gruppo Sale Chiodato. Il professor Massimo Gallucci ha lasciato un vuoto incolmabile per le straordinarie qualità e la complessità della sua figura. Medico radiologo interventista presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, professore ordinario di neuroradiologia presso la Facoltà di Medicina, padre fondatore dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Ha scritto centinaia di pubblicazioni scientifiche, ma anche romanzi, testi letterari di canzoni e poesie. Fin da ragazzo ha coltivato un'altra passione, raffinato musicista, ha contribuito a fondare un gruppo musicale di cui è stato leader, Four Band, col quale ha effettuato per anni concerti per finanziare l'associazione Raoul Follero. Successivamente, dai primi anni 2000, è stato cofondatore del gruppo Sale Chiodato, insieme ad altri medici, col quale sino all'ultimo, con grande energia, ha effettuato concerti e ha pubblicato dischi. Il programma prevede alle 15 un convegno scientifico organizzato dall'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Alle 18 ci sarà un incontro sulla sua personalità letteraria, con lettura di pagine dei suoi romanzi. Alle 21.15 il gruppo Sale Chiodato, di cui Massimo Gallucci ha fatto parte sino alla sua scomparsa, suonerà e canterà canzoni che tante volte ha eseguito insieme ai suoi amici in questo gruppo. La Gran Sasso Rugby, che si presenta alla città e non solo nel centro polifunzionale di Villa Sant'Angelo, è stata presentata alla squadra di rugby che per il terzo anno consecutivo disputerà il campionato di Serie A. Il servizio è di Fabio Zenadocchio. La Gran Sasso Rugby si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie A, diverse le novità societarie a partire dall'avviamento di un settore giovanile. La Gran Sasso Rugby intanto è una società che deve consolidarsi ancora di più sul territorio, ancora di più in questi luoghi che comunque vivono difficilmente il periodo post-sisma, nei quali la ricostruzione non solo materiale ma anche quella psicologica, quella sociale è difficile e più lenta che in città. La guida tecnica non cambia, sarà ancora Pierpaolo Rutilio a sedere sulla panchina della Gran Sasso. Ormai siamo al terzo anno di Serie A, quindi la Serie A ci sta comoda e possiamo lavorare serenamente per guardare in alto. Nella prima parte del campionato, come sapete, il campionato si divide un po' in due fasi. Nella prima fase cercheremo sicuramente di essere ai vertici del girone, per poi nella seconda fase poter lavorare serenamente, perché no, anche puntare ai massimi risultati. La squadra è stata presentata presso il centro polifunzionale del comune di Villa Sant'Angelo, comune che ospita il nuovissimo impianto sportivo dedicato al rugby. Allora, chiaramente adesso è partito il mini rugby, l'under 10, quindi tutti i comuni del circondario confluiscono qui sul campo di calcio di Villa Sant'Angelo. Il supporto dell'amministrazione alla Gran Sasso è continua. Adesso stiamo intervenendo per abbassare le spese del campo sportivo, abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico, interverremo sui consumi del gas. Il territorio da questa squadra viene conosciuto anche fuori. Si gioca con Perugia, si gioca con Firenze, si gioca con delle realtà molto più grandi, avvengono in questa comunità comunque di 451 abitanti.
E concludiamo con il Paganica Rugby. Domenica ci sarà l'esordio stagionale per il Paganica Rugby sul campo del Città di Frascati. Il 15 giallorosso inizia così il suo nono campionato consecutivo in terza serie nazionale. Il Paganica come formazione si presenta in assi di partenza con la formazione più o meno della scorsa stagione più qualche innesto di spessore per dare un ventaglio più ampio di scelte al coach Sergio Rotellini. In bocca al lupo naturalmente a tutte le squadre aquilane impegnate nei rispettivi campionati. Con lo sport termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione.